Ai nostri microfoni Pattarello, grande protagonista di questo match. Allora, intanto iniziamo da questo gol con tutto quel campo. Hai mantenuto la frettezza necessaria per segnare un gol, quello decisivo del passaggio del turno. Sì, è stata una bella azione di squadra. Ringraziato Pippo per la sua giocata. Poi sono stato bravo anche io, però è quello che avevamo bisogno di passare il turno, vincere è sempre fondamentale, quindi penso che sia una buonissima serata. Ecco, il tuo gol è arrivato forse nel momento peggiore dell'Arezzo, no? Stavamo subendo il ritorno dell'Ascoli, una squadra giovane che ci stava creando qualche difficoltà. Poi è arrivato questo gol davvero liberatorio. Sì, il secondo tempo è stato un po' più duro rispetto al primo, giocavamo meno, loro sono venuti più aggressivi, quindi abbiamo fatto un po' più di fatica, però penso che la squadra abbia reagito bene, con maturità, e ci teniamo stretto a questa vittoria. L'anno scorso nel precampionato dicesti un aspetto su cui devi migliorare la freddezza sotto porta, no? Questo gol di stasera, insomma, lì hai avuto anche proprio il tempo di pensare a cosa fare, come farlo e dove piazzare la palla, è un segnale importante, credo. Sì, penso che non era semplicissimo perché avevo una corsa lunga da fare, volevo avversare dietro, il portiere che usciva, quindi però ci ho ragionato, ci ho lavorato, potevo fare un altro gol al primo tempo, però un po' forse esagerato, però beh, mi sono rifatto bene. Perché forse hai esagerato, dici, per quella ramona lì, diciamo che il mister ti ha assolto, mi ha detto lui deve essere libero di fare la giocata che si sente in quel modo. No, volevo alzare un po' di più di Rabona, ma è un gesto che con cui ho confidenza, sicuramente fa un po' più di scena, ma è una cosa istintiva, era una cosa che volevo fare, poi è stato bravo anche il portiere. Ti mancano gli ultimi 10 giorni di mercato, possiamo stare tranquilli, sì, non ci sono sirene che cantano. No, sto bene ad Arezzo, ho firmato 3 anni e voglio fare bene quest'anno perché so che possiamo fare bene e puntare veramente in alto.